Unemi Basket Gubbio in crescendo si impone sullo Spello in gara 2 di finale di Serie D e mette in parità la situazione nella sfida per designare la squadra che salirà di categoria. In una polivalente gremitissima e calda per tutti i 40, la formazione di Spogli parte male, aggiusta il tiro, recupera e nel finale piazza l'allungo decisivo che rimette tutto in discussione dopo la sconfitta di sabato scorso. Avvio shock dei biancoazzurri che segnano appena due tiri liberi nei primi 7 minuti di gara e arrivano a meno 14 quando ancora non è suonata la prima sirena. Non riesce praticamente nulla al tiro al Basket Gubbio, che pare contratto e confuso. Spogli cambia molto, ma non serve. Nel finale di quarto il quintetto gubino accorcia le distanze 19-12 grazie soprattutto alla caparbietà di Reggiani, che guadagna tre combinazioni canestro più fallo. L'avvio di secondo quarto mostra un altro spirito fra i biancoazzurri, che addirittura piazzano il sorpasso 20-19. La gara resta equilibrata, anche se vicini all'intervallo lungo, Spello, trascinata da Siena e Gottardi, trova un altro break che porta sul riposo al 32-27. Anche il terzo quarto si apre sottotono per gli agubini, che subiscono 41-29, e non basta la buona vena di Pettinacci dalla media distanza. Servono le bombe che Fiorucci e Maurizi cominciano a piazzare, portando la gara di nuovo in equilibrio. Si arriva alla terza sirena sul 50-47 per gli ospiti e una gara tutta da giocare. L'ultima frazione vede in campo un Emi Gubbio col coltello fra i denti, con Maurizi che prende per mano la squadra. Una sua incursione porta al sorpasso Iandoli, che nonostante quattro falli si inventa tre triple decisive, anche se l'allungo definitivo è ancora firmato da Maurizi, con due conclusioni vincenti che regalano il più 6, 61-55 a 3 minuti e 16. La squadra di Spogli sa tenere botta ai tentativi di rimonta Spellagni, la girandola di tiri dalla lunetta nel finale consente addirittura di arrotondare fino al 74-65 finale nel tripudio dei tifosi. Sabato prossimo appuntamento a Spello, dove sono attesi molti sostenitori ugubini. Potrebbe essere la gara decisiva, ha detto alla fine del match il presidente Belbello. Noi ci crediamo e con questo pubblico fantastico tutto è possibile. Nell'intervallo del match, gloria anche per la formazione Under 13, che ha conquistato la finale regionale cedendo solo all'ultimo atto, ma dando vita ad una stagione esaltante unitamente ad altre compagini giovanili dell'Emi Basket Gubbio. Ci credevamo, la volevamo tanto questa vittoria. Siamo partiti un po' contratti, forse sentivamo un po' la pressione della partita, dell'ambiente, però piano piano siamo sciolti, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo giocare, e penso che giocare queste partite davanti a un pubblico così è una cosa che non succedeva da anni e da tanta soddisfazione e tanta voglia di fare bene, quindi si va avanti, si prosegue. Sono partito un po' contratto all'inizio della partita, poi sono entrati gli ultimi tre bombe, ma vabbè, fortunatamente mi sono entrati, però sono molto contento della partita in generale, perché siamo in finale contro una squadra veramente brava, di esperienza. Noi siamo tutti di Gubbio, anche giovani, 2099-98, poi con l'aggiunta di David, Marco, Gabriele e gli altri ragazzi, però cioè, in casa veramente siamo quasi imbattibili, cioè, da mesi che non perdiamo, sono molto contento. Una partita fuori casa la devi vincere, riuscire a vincere sabato ti darebbe la possibilità di giocarti la partita decisiva in casa, che comunque è un fattore che abbiamo visto che sposta in questi playoff, quindi ci proviamo. Oh, il capitano gli chiede un appello ai tifosi, perché si potrebbe giocare in casa anche sabato prossimo con un bel pubblico. Quello l'aspettiamo, veramente, venite, accorrete, già ci hanno seguito sempre, questo fa piacere perché è veramente bello vedere l'entusiasmo che si è creato. Comunque vi aspettiamo a Spello sabato. Grandissimo pubblico, questa città merita una squadra, noi ci crediamo. Vi aspettiamo tutti sabato a Spello, perché potrebbe essere la partita fondamentale per la svolta. I ragazzi sono stati strepitosi, ma è stato strepitoso il pubblico di Gubbio. Era da tempo che non vedevamo una palestra così e noi, ripeto, ci crediamo. Ci crediamo, Paolo. Quindi ci crediamo vuol dire che il presidente vuole fare l'impresa. Sì, la città merita una squadra che possa andare a questo livello. Sì, se lo merita, perché ha una storicità importante e noi vogliamo regalare questo sogno ai nostri tifosi e alla nostra città.